La Commissione Affari Sociali di cui io faccio parte si vede e ha presentato la proposta di legge per questa legislatura in materia di regolazione e regolamentazione, diciamolo un attimo, anche un pochino il divieto per alcuni aspetti del gioco d'azzardo. E niente, questo è un avvertimento che mi è arrivato, perché forse no, sto scherzando, nessun avvertimento, però sicuramente voi sapete, non so se lo sapete, in Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati ci si occupa di sanità. Allora, qui a Roma e nel Lazio abbiamo fatto dei tavoli di studio, di approfondimento, che sono stati veramente incredibili per la quantità di attori e operatori che nel Lazio hanno partecipato a portare le loro denunce e quello che hanno scoperto nella filiera tra ambulatori, consultori, ospedali, eccetera. Quindi stiamo parlando di un sistema che comunque è profondamente degradato, è profondamente marcio, e ovviamente queste sono frutto di politiche che da un lato ti vogliono far credere che finanziano il pubblico, di fatto sperperano nel pubblico e mettono al loro interno, come i direttori sanitari e i direttori generali e i direttori sanitari amministrativi, che sono di loro stretta nomina. La regione del privato accreditato è famosa perché funziona, pochi sanno che il 70% delle strutture ospedaliere ambulatoriali nel Lazio sono private, perché nel frattempo abbiamo i nomi che voi tutti conoscete, che si sono occupati da anni di colludere col sistema politico per poter aprire continuamente degli ambulatori, degli ospedali privati, e poter giustificare continuamente il fatto che il privato è bello, funziona, noi ci abbiamo provato a far funzionare il pubblico, ma la colpa è dei cittadini. Ma certo, se ci mettiamo nel pubblico cittadini che non hanno il senso del bene comune, ma ci mettiamo i raccomandati, chi non gliene frega niente, gli amici degli amici, non funzionerà mai il pubblico, perché questi staranno lì come tutti quelli alla Camera dei Deputati per farsi gli affari loro, per creare delle clientele, dei bacini, dei gruppi di autoaiuto di denaro pubblico, di prebende. Allo stesso modo stiamo parlando di 87 miliardi, che è il fatturato del gioco d'azzardo in Italia, di cui lo Stato incassa 8 miliardi. 8 miliardi che cosa servono? 8 miliardi adesso abbiamo creato la patologia, perché lo Stato, siamo passati da un sistema liberista a un sistema in cui io credo che sia giusto, se qualcuno si vuole fare una partitina di gioco d'azzardo, lasciargliela fare, ma siamo degradati nel fatto che lo Stato è il primo che pubblicizza, che ti fa dei contratti decennali in cui devi reinvestire le tue entrate in pubblicità, che a sua volta aumentano la voglia di giocare nel gioco d'azzardo, perché a un certo punto non ci sono possibilità, non ci sono...